Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in sacrestia, sacrestia della chiesetta antica Santa Maria delle Grazie. Forse il fatto che stiamo per raccontarvi è accaduto proprio qui, nel 1951, in questa sacrestia. Chi ce lo racconta è Padre Alberto D'Apolito, attraverso il suo testo, Padre Pio da Pietrelcina, ricordi, esperienze e testimonianze. Un racconto che abbiamo, diciamo, ripreso qualche settimana fa da un altro testo, ma che effettivamente non ci spiegava il motivo, perché chi era la fonte di questo aneddoto recuperato da un'altra, da Maria Vinosca, nel suo libro, è proprio Padre Alberto D'Apolito, che racconta che nel 1951 si recò in un paesino del Salento per la Quaresima. Il parroco gli chiese se conoscesse Padre Pio e se fosse veramente santo. Beh, gli rispose che Padre Pio era un buon religioso e di santa vita. E allora gli disse, vado sul virgolettato, padre, verrà da voi un cieco della mia parrocchia che è stato a San Giovanni Rotondo per confessarsi. Ma Padre Pio, appena lo vide, senza farlo avvicinare, gridò, sporcaccione, vattene via. Pensò che Padre Pio sia stato troppo severo. Ecco, l'aneddoto che ricordo e che Maria Vinosca aveva sottolineato era un giovane cieco e ci siamo. Infatti, alcuni giorni dopo il suo arrivo in quel paese, venne da me proprio questo giovane cieco, accompagnato da una bambina, e mi disse: Padre, conoscete bene Padre Pio? Alla risposta affermativa soggiunse: Voi dite che è santo? Subito Padre Alberto dice: No. Per essere santo deve prima morire, poi, in seguito a un rigoroso processo, deve essere canonizzato dalla Chiesa. E subito il cieco: Dunque, non è santo. Padre, io mi sono recato a San Giovanni Rotondo per confessarmi. Stavo per avvicinarmi al confessionale quando Padre Pio, vedendomi, gridò: Sporcaccione, vattene via. Io, risentito e adirato, imprecando, mi allontanai. Se fosse santo, non accoglierebbe così i peccatori. Beh, subito gli rispose padre Alberto D'Apolito: Sì, padre Pio è stato molto severo, ha usato le maniere forti con te. Avrà avuto sicuramente qualche motivo che non conosciamo. Intanto, scrive padre Alberto nel testo, io aspettavo il suo racconto, quindi il motivo. Lo aveva chiamato sporcaccione, lo aveva mandato via, però volevo rendermene conto. Allora gli chiesi: Hai famiglia? Fratelli, sorelle? No, nessuno. I genitori sono morti. Come fai a vivere? Ho la proprietà, non ho problemi, non ho né preoccupazioni. E chi ti assiste? Una giovane donna. È tuo parente? No. E padre Alberto gli chiede: La giovane, quando ha sbrigato le faccende e servizi, ritorna a casa sua? No. E dove abita? A casa mia. Ha una camera per conto suo? Sì, ma la sera viene a letto con me. Allora subito disse padre Alberto: Ci siamo, ecco il motivo per cui padre Pio si è mostrato tanto severo. Ascoltami, tu non puoi assolutamente avere alcun contatto sessuale con questa donna che ti assiste, perché è concubinato, è grave peccato contro il sesto comandamento della legge di Dio. Questo, padre, non è possibile, sono ancora giovane. Dimmi allora, perché non la sposi? La giovane ti sposerebbe? Sì, lei vuole sposarmi, ma io non voglio. Non pensi che vivi in peccato? Se vuoi che ti assista e vivere in grazia di Dio, non devi avere con lei alcuna relazione sessuale, dice padre Alberto. Ricordati che se tu ti volessi confessare, nessun sacerdote ti potrebbe assolvere senza il tuo pentimento e senza il proposito fermo di interrompere questi intimi rapporti con la giovane che non è tua sposa. Ora ti dico che padre Pio è santo, è un prediletto di Dio. Ti ha cacciato chiamandoti sporcaccione senza conoscerti perché ha sentito da lontano il puzzo dei tuoi peccati, perché il Signore gli ha fatto vedere l'abisso in cui è precipitata l'anima tua e il fango che la ricopre e la deturpa. Tu eri andato a San Giovanni Rotondo con la speranza di ottenere la grazia della vista, del corpo e non dell'anima. È stata questa la ragione per cui Padre Pio ti ha chiamato sporcaccione, ti ha cacciato per farti riflettere, per scuoterti, per convertirti. Il cieco, non convinto delle mie parole, scrive padre Alberto, se ne andò via. Dopo alcuni giorni lo vidi ritornare, si avvicinò al confessionale dove mi trovavo e mi disse: Padre, ho bisogno di parlare. Senza farlo attendere, uscì immediatamente dal confessionale, sedutomi, mi disse: Padre, ho meditato a lungo le vostre parole. Sì, è vero.
Io ero andato da Padre Pio con la speranza di ricevere il miracolo della vista, non per cambiare la vita. Padre Pio giustamente mi ha chiamato sporcaccione perché sono sempre stato un tale sporcaccione. Sono convinto anch'io che Padre Pio è un santo. Io e la giovane che mi assiste abbiamo deciso di sposarci al più presto. E il giovane continuò: Ora vi prego di ascoltare la confessione dei miei peccati e di riconciliarmi con Dio. Appena regolata la nostra situazione, andremo a San Giovanni Rotondo a ringraziare Padre Pio per questa grande grazia ottenutaci dal Signore, con le sue preghiere e con la sua amorosa rudezza.